spendi i soldi che non hai, monetizza sui diritti e parla solo dei problemi dei ricchi. Una ricca donna milanese ti invita ad essere femminista acquistando una t-shirt da 600 euro. Pagala, fregatene, pompa il debito. Con lo stato sociale, il 17 di Max Casacci dei Subsonica è tornata la musica ad ingresso gratuito nei prati verdi di Aisa a San Zeno. Rubiamo a casa loro, dove rubare le gare. È infatti tornato Warehouse Decibel Fest, progetto nato nel 2014 dall'idea di abbinare una proposta culturale e musicale destinata ai giovani alla divulgazione e informazione dei cittadini sulle tematiche ambientali. Anche questa decima edizione del Warehouse è una festa pensata proprio per portare talenti emergenti insieme a gruppi importanti che si esibiscono sul palco, unire queste cose, a fare aggregazione tra i giovani, interessarli al progetto Zero Spreco, interessarli alla musica, a stare insieme, quindi quando riusciamo a fare tutte queste cose unite con tante persone che si danno da fare in maniera bella e entusiasta, è un piacere. È il momento dell'anno in cui si incontra tutti gli appassionati giovani di musica, si incontrano con questa centrale a Zero Spreco, questa centrale di recupero totale che è diventata una realtà assolutamente permeabile e pubblica, quindi fruibile da tutti. È diventato anche un polo tecnico-scientifico di formazione. Quindi è un momento molto importante perché il compito di queste aziende pubbliche è anche quello di farsi conoscere. Super ospiti della serata lo Stato Sociale con il tour del nuovo disco Stupido Sexy Futuro, prima dell'annunciata pausa di riflessione. Sono due cazzo che non sono d'accordo con te, ma morirei affinché tu possa fare la tua stronzata. Prima il futuro dell'ambiente, dopo il futuro nostro. E che ci sarà, in un qualche modo esisterà, decideremo cosa fare prossimamente dopo questi ultimi concerti che ci separano dalla fine di questo tour. Ci ritroveremo e capiremo non se, perché continueremo, ma come e quando, i tempi e i modi, che ci vuole un attimo anche di confronto e di relax e di distacco per capire certe cose.